Buongiorno a tutte e a tutti da Salvo Russo in questa mia diretta quotidiana che faccio ogni mattina lungo il tragitto che mi vedo andare verso il mio posto di lavoro, verso il mio negozio. Io ho un'azienda informatica a Siracusa dal 1999 e chiunque volesse venirmi a trovare può venire tutti i giorni dalle 9.30 alle 13 e dalle 16.30 alle 20, sabato solo mattina, la domenica chiuso per riposo settimanale. In questa diretta parlo di argomenti che possono essere più o meno interessanti. Stamattina mi trovo alla Terme Bizantina, come avete avuto modo di vedere, che è stato di fatto il nostro primo tesoro che abbiamo preso a cuore e di cui ci stiamo occupando. Sono qui per raccontarvi quali saranno i nostri prossimi interventi. Ho mandato ieri un messaggio alla sovrintendenza dove abbiamo chiesto autorizzazione per continuare il lavoro di rimozione del terriccio nell'antica strada romana, ma torneremo presto qui alle Terme Bizantine per fare manutenzione ordinaria, quindi rimuovere le erbacce che nel frattempo sono cresciute. Vedo un paio di bottiglie e purtroppo quello cercheremo di dare una sistemata e cercheremo quanto prima di riaprire questo ulteriore piccolo grande tesoro. Nel frattempo, col tempo, siamo riusciti a fare mettere i balconi in sicurezza. Questo è un sito importante. Tra l'altro non so se vedete, ma c'è un sacco di plastica grande, sì, adesso lo vedete, non so come abbia fatto a finire là dentro, spazzatura, ma dicevo, questo è un sito molto discusso perché il secolo scorso fu un secolo di grande sviluppo di Siracusa, però questo grande palazzo che nacque sopra le Terme Bizantine, poi qua la storia è se nacque prima l'uovo o la gallina, ovvero pare che il sito venne fuori durante la costruzione del palazzo, altri dicono che al contrario si andò in deroga, però io non voglio entrare nel merito di queste scelte secondo me scellerate. Stamattina mi sono svegliato che un cittadino mi ha detto: ma lei cosa ne pensa dell'ascensore ai Cappuccini, che la sovrintendenza ha detto che non si può fare? Io, che bene o male so i pareri, so i vincoli, perché mi trovo ad avere a che fare con la pubblica amministrazione spesso, mi sono posto subito una domanda: ma il comune di Siracusa, prima di accedere, di accendere un finanziamento, perché non ha chiesto parere alla sovrintendenza? Ovvero, qua non è il problema se la sovrintendenza dice no, non si può fare. Qui il problema è il comune di Siracusa doveva chiedere prima il parere alla sovrintendenza e poi eventualmente accendere un mutuo. Vedete, mi sembra difficile che un ufficio comunale non abbia fatto questo passaggio, non ci voglio credere. Secondo me c'è stato invece un qualche cosa che non sappiamo, per cui poi ovviamente la sovrintendenza ti dice no, perché quello che fa la sovrintendenza è quello di porre un freno alle costruzioni, perché altrimenti, per evitare che scatafasci come questo, che sono successi in passato, possono susseguirsi. Ora, noi tutti vorremmo che l'uomo arrivasse a fare qualsiasi cosa ovunque, no? Però bisogna, nel rispetto della storia, della cultura, porre dei limiti. E a questo serve la sovrintendenza e bene culturale. Va bene, me ne vado a lavorare, ma prima il codice stazione di oggi, che è 0900, sarà il codice per vincere lunedì prossimo, il 27, alle ore 20:15, un buono Amazon da 10 euro. Oggi, a pausa pranzo, per chi volesse venire con noi, andremo a ritirare del materiale informatico che c'è stato ieri, ho fatto sopralluogo, ringrazio la scuola, poi vi dirò quale, che ci donerà dei computer per il nostro progetto Riciclo Computer Usati per Famiglia Bisognosa. Allora, come vedete, noi siamo un'associazione che si occupa di moltissime cose in questa città. Per chi volesse aiutarci può venire con noi sbracciandosi e dandoci una mano.
nei siti culturali storici, ma anche nei progetti sociali. Oppure potete fare una piccola donazione tramite delle offerte in negozio da me, c'è un'urna in via Reiorone II numero 12, oppure tramite PayPal, o la cosa migliore secondo me è quella di fare delle piccole donazioni tramite bonifico bancario, in modo tale che potete poi scaricarle, perché la nostra è un'associazione iscritta al RUNS e quindi avete questa possibilità di detrarre le vostre donazioni dalle tasse. Buona giornata a tutte e a tutti da Sabolus, ciao!